la situazione. Discutendo delle briciole, legittimamente i colleghi del 5 Stelle chiedono: riusciamo in grado di eliminare almeno quelle storture che purtroppo nel corso degli anni sono andate via via aumentando, a cui anche voi avete cercato di porre rimedio, ma evidentemente non ci siete riusciti? Questa è una domanda legittima a cui io mi aspetterei una sola risposta. Sì, possiamo, visto che siamo in sede di delega, qual è lo strumento migliore per il governo per poter intervenire? Quindi anche io vi chiedo se riuscite a concepire un sistema per cui oggi, 1º marzo, non sappiamo ancora cosa devono fare quei cittadini che non hanno alcuna ragione di pagare il canone RAI perché non hanno un apparecchio televisivo o perché rientrano nelle fasce di esenzione e ancora al 1º marzo del 2016 non sanno cosa devono fare. Se per voi questo è un paese civile che rispetta i contribuenti. Grazie. A titolo personale, l'onorevole De Lorenzis, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io volevo rassicurare l'onorevole Bonaccorsi del fatto che noi abbiamo ben compreso il fatto che con il canone RAI i partiti stanno finanziando i propri giornali di partito e noi a questa eventualità ovviamente rabbrividiamo dall'orrore e io non ho guardato tutto il fascicolo degli emendamenti, ma mi viene il terrore, Presidente, che i partiti e il Partito Democratico in primis possa usare l'eccedenza dei versamenti del canone RAI addirittura per finanziare direttamente il partito. Questo soltanto manca. Per Grazie. favore, lasciamo libero il banco del governo, grazie. È iscritto a parlare a titolo personale l'onorevole Di Battista, ne ha facoltà. Sottosegretario Lotti, finalmente possiamo parlare direttamente. Lei parla poco all'opinione pubblicamente, la vediamo parlottare un po' in Senato con i senatori verdiniani. Senta, sottosegretario, le voglio ricordare due cose. Nel 2013 il suo Presidente del Consiglio, non il nostro, diceva via il finanziamento pubblico ai giornali. Mentre il 30 luglio del 2014 dichiara: costi quel che costi, toglierò la RAI ai partiti. Il mio PD non metterà più bocca. Ora penso che la risata debba essere fragorosa. Io le chiedo: perché noi cittadini dobbiamo pagare il canone a voi per mentirci? Di fatto avete lottizzato la RAI inserendo personaggi vostri anche ultimamente a Rai 3. Lottizzata, forse esatto, lei si chiama Lotti, ha lottizzato. Perché dobbiamo pagare per mentirvi? Io le dico questo Concluda, per onorevole Battista. ascoltare le vostre menzogne. Io se sotto